Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, terzo episodio dell'angolo settimanale in cui vi consiglio qualche film da vedere su Netflix, ma prima di partire le due solite premesse. La prima premessa è che tutti i film di cui vi parlerò oggi non sono originali Netflix, quindi potrebbero non essere presenti sulla piattaforma tra qualche mese. Invece la seconda premessa è che cercherò di spaziare in termini di generi cinematografici in modo da poter accontentare più gusti possibili, ma detto questo direi di partire con il film numero 1. Predestination, ma di che parla? Un agente di polizia temporale indaga su un caso di terrorismo. Infatti c'è una bomba pronta ad esplodere in un certo punto nel tempo, ma il nostro agente non riesce a impedirne la detonazione, nonostante diversi tentativi. E quindi sarà costretto ad effettuare molti viaggi nel tempo, che lo porteranno a incontrare, parlare e addirittura reclutare diverse persone che lo aiuteranno nella sua missione. Predestination è un film che utilizza l'espediente del viaggio temporale in una maniera originalissima, devo dire, davvero originale, e purtroppo vorrei parlare nello specifico di questo film, ma sarebbe davvero spoiler, quindi vi basti sapere che è un film adatto agli appassionati di fantascienza e in particolare a chi proprio gli piace tantissimo farsi le pippe mentali, perché questo film è tappezzato di pippe mentali ed è fatto anche per chi ama i film che parlano di viaggi nel tempo, ma ne ha visti già un po', perché se avete visto soltanto Ritorno al Futuro questo film non c'entra un cazzo. Quindi vi consiglio Predestination e sono sicuro che quando lo finirete di vedere la vostra testa farà boom. Ma adesso direi di andare avanti con il film numero 2, Irrational Man. Abe è un professore di filosofia che si è appena trasferito nell'università di una cittadina. Jill, la migliore studentessa del suo corso, progressivamente gli si avvicina e i due incominciano a frequentarsi. Tuttavia Abe è completamente privo di interesse nei confronti della vita e fortemente depresso, fino a quando un giorno Abe e Jill ascoltano casualmente la disperata lamentela di una madre che si è vista togliere la tutela del figlio da parte di un giudice incompetente e insensibile a qualsivoglia esigenza umana. E in quel momento Abe sente di poter aiutare quella donna e anche di poter ridare senso alla propria vita. Come? Uccidendo quel giudice. Irrational Man è un film interpretato da Emma Stone e Joaquin Phoenix e diretto da Woody Allen. Già solo questo basterebbe per consigliarvi questo film. Stiamo parlando di un film che è una via di mezzo tra un giallo e una commedia alla Woody Allen ed è fantastico. È molto presente la tematica della psicologia e anche della filosofia, presente in praticamente tutti i film di Woody Allen, e ve lo consiglio tantissimo, già solo per l'interpretazione di Emma Stone e Joaquin Phoenix. Perché dopo Joker sono tutti bravi a dire Joaquin Phoenix, bravissimo, il miglior Joker della storia, a parte che secondo me no, perché sta sempre Heath Ledger che ci sta guardando dall'alto e veglia su di noi. Comunque, Joaquin Phoenix ha fatto anche altri film, quindi cerchiamo di valorizzare questo attore della miseria, perché Joaquin Phoenix è bravissimo, quindi vediamo qualche film in più al di là di Joker. Ma detto questo direi di andare avanti con il film numero 3, Whiplash. Il film segue le vicende di Andrew, un giovane ragazzo che studia batteria jazz nella più importante e prestigiosa scuola musicale di New York. Con sua grande sorpresa, Andrew viene notato da Terence Fletcher, il più temuto e inflessibile insegnante di musica che lo vuole nella sua band. Il ragazzo inizialmente è felicissimo della possibilità, ma non sa che in realtà sarà un inferno di prove, esercizi e umiliazioni come non pensava fosse possibile. Gli standard richiesti da Fletcher sono mostruosi e porteranno via via Andrew ad allontanarsi dalle altre parti della sua vita. Whiplash è un film cattivissimo che mi ha fatto incazzare in più punti, ovviamente in maniera positiva, sempre se si possa incazzare in maniera positiva, ma Whiplash ci riesce, però con un messaggio di fondo davvero importante, ossia con l'impegno si possono fare grandi cose. Ed è un messaggio importantissimo. Il film è diretto da Damien Chazelle, regista che nonostante abbia soltanto 3 film all'attivo, io li adoro tutti ed è uno dei miei registi preferiti. Lui ha fatto Whiplash, La La Land e First Man. In realtà, se devo proprio essere sincero, il mio preferito tra i tre è La La Land, però purtroppo La La Land non c'è su Netflix e quindi vi consiglio Whiplash. Tra parentesi, con La La Land condivide anche il tema della musica, tema che hanno semplificato moltissimo in questo film in modo da renderlo più fruibile possibile. Insomma, non dovete essere per forza dei musicisti per apprezzare questo film. Ma detto questo direi di andare avanti con il film numero 4, Baby Driver. Baby è così che viene chiamato un giovane ragazzo che alla guida di un'auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese con la quale Baby ha un conto aperto che deve saldare. Ciò che Baby vorrebbe davvero fare è staccarsi dal ciclo di rapine che Doc orchestra, ma purtroppo il nostro protagonista deve anche proteggere l'anziano che lo ha fatto crescere e una cameriera di cui si è
appena innamorato. Baby Driver è un film d'azione diretto da Edgar Wright, il regista della trilogia del Cornetto, che lo so che fa riderissimo, però esiste davvero. Se non l'avete vista, vedetevi la trilogia del Cornetto perché merita tantissimo. Ma parliamo di Baby Driver. I più maliziosi tra di voi potranno pensare che Baby Driver è soltanto un pretesto per ascoltare della buona musica e per vedere delle belle scene d'azione. E i più maliziosi tra di voi hanno ragione, questo film praticamente non ha una trama, è proprio base, però le scene d'azione sono bellissime e tutta la colonna sonora di questo film è pazzesca. Quindi vi consiglio di vedere questo film e non ve ne pentirete, ma andiamo avanti con l'ultimo film, ossia il film numero 5, Roma, di Alfonso Cuarón. Gli eventi di questo film si svolgono a Roma, e grazie al cazzo, ma non è Roma la nostra Roma, è Roma il quartiere di Città del Messico, precisamente nel 1970, periodo contrassegnato da una forte instabilità economica e politica. La protagonista è Cleo, una domestica a tuttofare che lavora per una famiglia benestante, e il film non fa nient'altro che raccontare la sua storia, quindi i suoi rapporti personali e con la famiglia per cui lavora. Come starete vedendo, Roma è un film in bianco e nero, ma non è assolutamente un film vecchio, è un film del 2018 diretto da Alfonso Cuarón. Cuarón ha diretto per esempio il terzo Harry Potter, quindi Il prigioniero di Azkaban e Gravity. Ma Roma non ha niente a che vedere con questi film. Roma è un film quasi autobiografico, un film molto intimo, quasi neorealista, e ci stava ogni tanto parlare di un film un pochettino più impegnato. Questo film ha vinto 2 anni fa miglior regia e miglior film internazionale agli Oscar, e devo dire che se li merita tutti, perché Cuarón in questo film ha voluto dare una regia molto asciutta, però che rende perfettamente. È riuscito a farmi commuovere, a farmi piangere tantissimo, ed è difficilissimo perché io sono il tipo di persona che ride vedendo il bambino col pigiama a righe, quindi vi lascio intendere il tipo di persona che sono io. Però Cuarón c'è riuscito. C'è una determinata scena che non posso dirvi perché sarebbe spoiler, ma che mi ha ucciso proprio le lacrime. Ho dovuto mettere in pausa il film per le lacrime. Mi ha distrutto, quella scena mi ha distrutto. Per di più, la maggior parte degli attori presenti in questa pellicola non sono professionisti, quindi riuscire a dirigere degli attori presi dalla strada non è per niente un'impresa facile, però Cuarón c'è riuscito, e quindi vi consiglio tantissimo questo film, merita di brutto. Se non l'avete visto, vedetelo, ma direi che per oggi basta così, quindi ritorniamo alla postazione principale. Voilà, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, FabioSantoro98, dove vi consiglio un film o una serie TV il lunedì, mercoledì e venerdì. Ma detto questo, direi di salutarvi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!